Grazie, signorina Clamnitè, grazie. E adesso? No, oh, sì. Ora ascolteremo Rémy Bonnet. Sì! Bravo, Rémy! Primo premio di solfeggio con lode all'unanimità nel 1997. Primo premio di fuga e di contrapunto all'unanimità sempre nel 97. Primo premio di composizione all'unanimità 1998. Borsa di studio a New York, ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Sì. Sì. Ah, sì. Dici anche di sì. Ma dove credi di essere nato? Nei Caraibi? I tuoi genitori, poveri loro, sono di Tolosa, se non erro. Ma da dove ti è uscita questa follia? Ce l'ho qua, qua, dentro di me. Da sempre, non so come, non so perché. Sono 15 anni che mi nascondo per suonare la musica latinoamericana, ma stasera ho capito che non potevo trattenermi, o soffocavo. Io voglio, io devo suonare la mia musica. La tua musica? Vai a suonarla sotto una palma di cocco, la tua musica, mentre quella poveretta di tua madre si riprende dal colpo. Ma a questo punto, una cosa solamente io pretendo. Una sola. Sì. Non venire mai più qui a baciare il busto di Chopin, è chiaro? Mai più. Maestro, maestro. Non se la prenda con me, soprattutto. Non se la prenda. Permesso? Scusi. Permesso. Yeah.
Felipe! Remi, mio hermano, come tu estás, amigo? Oye, bárbaro, quando io vine de Cuba, este blanquito me ha nascosto en su casa per un año. Ah. Me comprava anche i biglietti della metro. Gracias, hermano. Si vas a la calle, malecón. Número 132. Ahí tienes tu casa. La valigia. Hai vinto la borsa del studio, parti per New York. No. Vengo ora da Tolosa. Ho mandato tutto a quel paese. Ma Chopin, la tua carriera, tutto all'aria. No, chiuso, finito. Voglio suonare con voi. Oye, bárbaro, dice que quiere tocar con el grupo. Un momento, ¿no suona bene? No, suonare tu suoni benissimo, ma una cosa è suonare in privato quando siamo tra noi, ma non puoi suonare con un gruppo come se era maestra. Perché? Non vedo la differenza. Tu non vedi la differenza? Viene con me, guardate allo specchio ora. Davvero non la vede? No. È il colore, sei vaniglia. E la gente che viene a chi vuole il cioccolato. Cioccolato. Oye, ve lo immaginate este blanquito con la Sierra Maestra? No, sentite, possiamo cambiare nome al gruppo. Blancanieve y los siete cubanos. Qual è il problema? I bianchi non possono suonare con i cubani? Ora no, è contro la moda, presto passerà. Ma pure il momento, se non sei cubano o colombiano, sei out. Chi vuoi che ti dia lavoro? Nessuno. Oye, chico, non fare quella faccia, mi metto a piangere, eh. Tieni. No, prego. No. Mi dinero de esta noche, toma. Coño. Vai a dormire all'hotel a chi è là? Scusa, ma a casa tua? A mia casa. Non ora a casa mia. Io vivo da Françoise. Tra un mese lei mi sposa. Diventerò francese. Niente più problemas. E poi verrai da me quando te pare. Mañana vai da Barreto a mio nome. Barreto? Barreto, il grande Barreto? Coño, Ciuccio Barreto. Ciuccio Barreto è a Parigi. Da più di 20 años. Tieni. Lui ha sicuramente un posto. Non è Carlos Sembale questo? Sì. È morto 2 anni fa. Pezzo magnifico. New York, 85. La Havana, 86. Sì, già, è vero, sì. E ho qui un altro disco che forse le può interessare. La Mulata, composta nel 1937 da suo padre, Jesús Barreto, giusto? E tu chi sei? Mi chiamo Remy Bonet, signor Barreto. Vengo da parte di Felipe. Felipe Padero, lui lavora al Bamboo Club. Il pagliasso ese. È un bel po' che non si fa vedere qui. Sta per sposarsi con una francese. Peggio per lei. Mi ha detto che forse qui da lei avrei trovato un posto per me. Un posto? Ma a chi chiudiamo alla fine del mese? Ah. Beh, pensavo che forse... Ecco, speravo che almeno, non so... Beh, non fa niente. Grazie lo stesso, signor Barreto.
Boia! Che quieres, papito? Preparale una cama. Va a quedarse o no stia con nosotros. Oye, ya tenemos bastante problema sin esto. Preparale la cama y no discutas. Bueno, si no queda otro remedio. Buongiorno, signora. Vamos, muchacho, anda, vamos. Mille grazie, signore. Un letto per dormire, tutto quello che possiamo darti. Ay, Dios mío. Ogni giorno questa scala è più lontana del cielo. È immenso qui. Posso aiutarla? Deja, io lo hago sola. E questa bellezza? Chi è? Come chi è? La más grande bailarina del Tropicana. Una leyenda, mi amor. Che passa? Necessitas degli occhiali? Possibile che non mi riconosci? Ah, ma sì, certo. Era davvero bella. E lo è ancora, signora Barreto. Non te confundas. Io ho avuto molti mariti. Ma Ciuccio no. Ha amato una sola donna nella vita. E quella non so io. Ma se allora qui chiudete, che farete poi? Eh? Tornerete a Cuba? Lui può fare quello che vuole. Ma io resto a chi? Non mi sorprende. Quello che ti gusta è il lusso, la bella vita. Por lo meno me gusta algo. E tu che, viejo rimbambito? Oye, io soy artista, todavía canto y bailo. Tu non canti, parli solamente. Ah. Un momento. Con un posto come questo, al centro di Parigi, si possono fare molte cose, è un'idiozia chiuderlo. Forse potrei aiutarvi, io sono pianista. E che facciamo con un pianista, Aki? Beh, allora, vediamo, so ballare un po'. Una scuola, potrei dare lezioni di salsa. Mm? Salsa? Levantati, chico, e ora girati. Salsa. Tu non tienes cuerpo cubano, chico. Goya. Siedi, ascolta. Se questo è un pretesto per restare qui qualche giorno in più, non c'è problema. Ma per la storia delle lezioni, no. Perché vedi, le donne che vanno ai corsi di salsa sono quelle che cercano un uomo latino, l'abbraccio latino, l'abbraccio cubano. E cubani si nasce, non si può diventare. Avanti, hey! Indietro, hey! Avanti, giro, avanti. A destra, a sinistra, derecha. A destra, a sinistra. Ah sì, la cintura, mueve. Ahí, mueve, coño, mueve. Mueve, gira. Hey! Non posso. No. È difficile, no, io non posso. Non dire più io, ma io. Io sono cubano. Io sono cubano. Sì, devi dire io, no io. Io e non io. Io. Sì, d'accordo, andiamo avanti. Ah, e la B al posto della V. La B per la V. B e non V. È veramente bella? È veramente bella. Vuole ballare con me? Vuole ballare con me? Vuole ballare con me? Ah, sì. Un, dos, tres. Ora gira. No, in questo modo, no, Cassi. Dov'è la donna? Non deve guardarti i piedi. Dov'è la donna? Eh? I piedi no. Dov'è la donna? La donna? Lei sta qui, di fronte a te. È qui, di fronte a me. Guardala fissa negli occhi. La guardo negli occhi? Altrimenti scappa con otro. O scappa con un altro. E non ripetere tutto quello che dico. Ah, sembra un idiota. Ora continua, fai che simulare. Ora fai simulare la tua gamba entra su coscia. A contatto con le sue anche. Ah. Cosa contro cosa. E ricorda sempre di portare gli slip attillati, eh? My boxer, quando te strofini il pupo. Il pupo. Ti sei arrapato! Sì, no, ce l'hai no, duro! No, ce l'hai scordo, duro! Tranquillo, eh? Sì. Lo sei il tipo che mi fa arrapare? Soprattutto alle 10 della mattina. Per la finale. Il finale. Il finale, sì. Tu la prendi e la stringi a te? Macio. E poi la rovesci all'indietro. La rialzi lentamente. E mirandola negli occhi, tu le dices. Bailas come una diossa. Oh no, anche tu. Le donne ti hanno deluso. Ai, mi pucciunghita, ti abbiamo svegliata. Scusami, per favore, scusami, mi pucciunghita. Te presento Françoise, e sei l'amor di mia vita, la mia futura sposa. Buongiorno. Ah, lui è l'amico del quale ti ho parlato, è il pianista. Ah. Lui vuole dare lezioni di salsa. Oh,
Oh! Sì, sì. Vuole dare lezioni di salsa. Vuole sembrare un vero cubano. Beh, e lavorandoci sopra qualcosa si può fare. ¿Quién es? No sé. Rémy Bonnet? No, si sbaglia. E il mio nome è Smongo. Al suo servizio, signor Barreto. E tu balli come suoni? Non ti occupi, io lo aiuto. E gli allievi? Dove li trovi? Per quello, lasci fare a me. Siete todos invitados ai corsi de salsa del maestro Mongo Álvarez. Esta es la primera y última volta, amigo. D'accordo, vai, hombre! Venite a imparare la salsa, signori, coraggio, venite, venite! Venite a imparare la salsa! E imparate la salsa cubana, signor! Corsi di salsa, signor! La invito al corso, signor! Ecco a lei, imparate la salsa! Venga a bailar la salsa, venga. Oye, esta salsa colombiana, ok. Dimenticate le preoccupazioni, venite a ballare la salsa alla casa cubana di Ciuccio Barreto. Caro Maurice, non ti ho mai amato alla follia, lo sai. Non mi hai mai fatto mancare niente. Io in compenso ti sono sempre stata fedele. Ho anche portato il lutto per un anno. Ma da oggi è finito. Ecco, sono venuta a dirti questo. Verrò a trovarti ancora, ma molto meno spesso. Anche perché ora che io viva un po', Fino a che non fai l'amore con un cubano, non puoi sapere cos'è il paradiso. Un attimo in linea. E il mio è un vero sole. Non un sole che inaridisse, capito che voglio dire? Abbassa un momento, prego. No, non hai capito. Se stasera vieni al club, ti presento il mio paradiso. Sai che a me i locali... Oh sì, è vero, dimenticavo. Non ami ballare, non ami truccarti, non ami il fumo, gli spinelli, non ami il tuo corpo, non ami i piaceri della vita. Un momento, prego. François, se la disturba rispondere al telefono, me lo dica. E lei, vedovella, cambi look. Qui si vendono sogni, non casse da morto. Mi porti i cataloghi dell'arcipelago delle Iguane? Sì, quale? Quale? Quanti ce ne sono? 3, signora. In Brasile, in Guinea. No, parlo di Cuba, dove le Iguane ti pizzicano il sedere. Cuba è un'isola, non un arcipelago, signora. Che mente brillante, non sembra, ma sa anche pensare. Avanti, si sbrighi. È così acida perché nessuno le ha mai pizzicato il sedere. Natalie... Prima non volevo offenderti, io lo dicevo solo per il tuo bene. Il fatto che tua madre all'improvviso se ne sia andata non può... Ti punisci per niente, ecco. Sei sempre incollata al tuo Jean-Charles. A proposito, come sta il tuo principe azzurro? Gli hanno appena dato un nuovo incarico. A guardia di cosa l'hanno messo? Finiscila, ti prego. Si è sciolto! Ma come ci arriva sciolto? Il ghiaccio si è sciolto! Deve esserci un problema al congelatore, allora! Ma si può sapere perché diavolo hai cambiato nato? Certo che costava meno, amico. Quella che hai preso è dei narcotrafficanti, lo sai? Smettila di fare casino. Sì. No, Claudio, mi senti? Stavo dicendo, per fortuna non hai pagato in anticipo. Pronto? Claudio? Ecco, di nuovo caduta la linea. Questa è la Colombia, cara. Come diavolo ti sei vestita? Mica è carnevale. E poi è tardi, mamma, non ci torno a quest'ora. Io torno quando voglio, è casa mia questa. In quanto al vestito, il mio lutto è finito. Ma non mi dire, avrai sofferto molto. Pronto?
Ma bene, bravo! Così i colombiani prima ti hanno tolto i soldi e poi la corrente! Bel paese la Colombia! Lì non è come qui in Europa! Lavorare non sanno che cosa vuol dire! Vieni qui tu! Dove stai andando? Abbiamo gente a cena stasera! Sto uscendo! Mi dai 200 franchi? 200 franchi? Un momento, Stefano! Un momento! Il mio ghiaccio si sta sciogliendo e tu mi chiedi 200 franchi! Calmati, non è la fine del mondo! Dovrei calmarmi? Mia cara mammina! Con 3 tonnellate di gamberetti che stanno marcendo, eh? Che cosa ci faccio? Dimmelo! Le crocchette per i cani, eh? È davvero così grave? Grave? Guarda, non è grave, è catastrofico. Vedi, vedi qui, lo vedi il mio bilancio? È quello che ti resta. Non è quello che mi resta, è quello che devo, idiota. Se lei è l'idiota, perché sei tu quello che si fa sempre fregare? Perché? Vuoi che ti dica il perché? Oh, non ci posso credere! No, sei bevuto il cervello! Ho un carico di 3 tonnellate di gamberetti! E il gatto si sta sciogliendo! E lui mi chiede 200 franchi! 200 franchi! Mi chiede il gatto che ti sciogli! Lui. Papà, sera! Controllati! Non era per stasera? Allora, siamo d'accordo per il 6 luglio, eh? No, lo dicevo perché il 30 giugno ci sono le elezioni. E la madre di Natalie sarà presente. Meglio non contarci. Perché non l'ha invitata? Sì, la partecipazione è pronta, ma... dove la spedisco? Alla tua, Etienne. E per orchestra? Anche l'orchestra? Oh, sì, non pretenderai di far ballare 200 invitati a suon di dischi? Il ricevimento sarà in uno dei più bei saloni di Parigi. Ah, mi fa piacere. Natalie, tu hai qualche idea? Per la musica. Oh, in queste occasioni di solito si apre con il valzer. I miei poveri piedi. E di chi è la colpa? Al battesimo di Elvina Barcollavi sei caduta anche. Edmond ha ripreso la scena con la telecamera. Papà, ti prego. Oh, no, no, lasciamo stare il valzer. Che ne dite di una musica che sia più... con più ritmo? Etienne e il ritmo non vanno d'accordo. Oh, ma puoi imparare, anzi, potete imparare tutti. Hanno aperto una scuola di salsa qui vicino. Leggete. Una musica di moda, il ballo del momento. Ma dove diavolo l'hai trovato questo? Per la strada. E da quando la tua passione per la samba? Salsa, figlio mio. La salsa è cubana e la samba brasiliana. A noi l'idea piace, venga anche lei al corso. Ah, no, 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 no. Grazie, no. Non vuole aprire le danze con sua figlia? Sì, certo, ma io non ho bisogno di lezioni. Un, dos, tre, un, dos, tre. Un, dos, tre, un, dos, tre. Delante, detrás. In avanti, indietro, vuelta, di lato, e pachi, vaya, pachi, vaya, di lato, mueve la cintura, el pasino, se mueve el pasino, mueve, mueve, se deve muovere il pasino, se deve muovere. Cos'è il pasino? Il sedere, il sedere. Ora in coppia, formate le coppie. Avanti, cavaliere, questo è il suo momento. Escucha il ritmo, e avanti, indietro. In avanti, indietro. In avanti, no, aspetta, indietro. No, tranquillo, no, così. Fermo, guarda. Venga qua, chico. Stringimi forte, mas forte. Fammi sentire la tua presa, fammi sentire che sei un hombre. Aprieta, chico, così. Ah, dov'è la donna, eh? Dov'è? Che cos'è che guardate? No, non i piedi, la donna. Guardatela bene negli occhi o scappa via con un altro. I vostri occhi su di lei. È bella. Muy bella. Sguardo fisso sugli occhi di lei o scappa via con un altro. E dove sono nato? Alla Habana Vieja, dove è nata la rumba. E i miei studi? Gli stessi, al conservatorio de musica. Oye, che niña más buena, a chi coño? la noche tu scaricavi aragosta che poi vendevi al mercato negro per aiutare la famiglia e puzzavi così tanto di aragosta che tutte le donne scappavano. Io non mi lavavo. No, tu cantabas al ir a la tienda, me dijo el tendero, jabón, un champú, escoja caballero, si te lavas arriba no te lavas abajo y si no te gusta te vas al carajo. Con quale sapone? Ma tu, Felipe, come fai? Come fai ad essere sempre così felice? Felice? Tu pensi a sesto? Mira, Remy, se tu vuoi essere il cubano che la gente si aspetta da ti, nasconde tus problemas dietro a un bel sorriso.
Suerte, negrito. Ma tu sei appena arrivato della Habana o sbaglio? Sì, sì, diretto. Ma sei meraviglioso, le ragazze ti mangeranno bimbo. Sì. Niente male. E i capelli sì, bene. E anche l'orecchino si è messo, guarda, le basette. Ferma, ferma, giù le mani. Tu mi devi 3 tubi di autoabbronzante, signor Rémy Bonnet. Ti devo molto di più. I miei allievi, Nathalie e Jean-Charles. Ciao, i tuoi allievi. Non sapevo che prendevi lezioni di salsa. Beh, abbiamo cominciato oggi con Mongo. Mongo? Ah! Vi conoscete? Abbiamo un capo in comune. Felipe, il mio angolo di paradiso. Ah, è lei. Mucho gusto. No, 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 no. Il gusto è stato mio. Preziosa. Vuoi rimanere l'impalato o ci dai un tavolo, mio amore? Ehi, hey, che passa? Io, vamos, venga, venga conmigo, venga conmigo. Sì. Mi darò il tavolo migliore, venga. 4 mojito, per favore. Oh, no, 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 non restiamo molto. Noi siamo passati giusto per dare un'occhiatina. Si lasci andare per una volta, signor giurato. Françoise, giurista, non giurato. Scommetto che sulla pista Ricky Martin potrebbe sembrare un imbranato confronto a te. Mi fai vedere i risultati delle elezioni di Mongo? Cora. No, io non so se... È il tavolo miglior. Sedetevi. Muy bien, allora, ti piace? Il tavolo migliore, no? Bien? A più tardi, bellezza. Diviértete, negrito. Non eri mai venuta qui? No, al mio fidanzato non piace uscire. Ah, beh, un peccato. Baila bene. Lei è a Parigi da molto. Tu? Tu cosa? Io, tu, a una princesa e il cubano disse tu. Ah, tu. Sì, gracias. Parli bene la nostra lingua. Sì. Ah, no, perché non puedo fare alcun studio alla a Via Cabana. Sabes dove è nata la rumba, conosci? No, io lavoro in un'agenzia di viaggi, ma non ho mai viaggiato. Ah, beh, sai, è una città molto, molto, molto bella. La vive la mia famiglia, in una casa rota. I muros sono tutti crepati, con i calcinacci che cadono nei platos con la supa. Quando hai la supa, non tutti i giorni. Quanti figli siete in famiglia? Sei. Sei sorelle, sì. E ognuna di loro tiene muchos niños. Tu vuoi dire che sono spesso incinte? Sì, come tu dici. E io? Io che faccio io? Che faccio io? Io corro a Barbès Rocheshuara. A Barbès Rocheshuara. Sì, come tu dici. Come tu dici, io comprendo los. Sabes, io comprendo los. Come si dice comprare? Comprare? Sì, compro. Compro la roba per los niños, los pannolinos e il sapone. Insomma, tutto quanto. E todos. Tu vuoi bailar? Qui? Qui? Sì, ci sono apuestas, sti locali. No, per bailar. No, io... no. Sì, sì, i corsi sono solo per imparar. Nada paura. Ti aiuto io. Vamos. Vamos. Andale, vamos. Se le abre el entendimiento.
così. Bella coppia. Mm. Che dici, devo dirgli? Per rovinarle tutto? Perché la so? Io lo sapevo. Bailas come una diosa. Grande serata, eh? Un posticino simpatico. Io in un locale di salsa ci torno. Natalie, parlo con te. Scusa, dicevi? Dicevo che abbiamo trascorso una bellissima serata. Sì. Mio padre ha ragione, le lezioni di salsa non vanno bene. E perché? Quel maestro è un tipo losco. E tu, quando cominci a dimenarti, diventi troppo sexy, irriconoscibile. Non sei più tu. Ah, quando sono sexy non sono più io. Ma no, volevo dire io non mi dimeno. Io ballo. Ma non ti devi offendere. Solo non sapevo che tu potessi ballare così. Neanche io. Non so che mi ha preso. Quel diavolo di cubano ti ha preso. Ti teneva stretta a sé, sembrava che ti piacesse. Stavamo solo ballando. E quello lo chiami ballare tu, eh? Con le tette di fuori che sembravano urlare: prendici, siamo tutte due! Per non parlare di come muovevi quel culo. Hai fatto girare tutti lì dentro, come se stessi scopando in mezzo alla pista. Oh. Basta, fermati. No, Natalie, non essere ridicola. No, voglio scendere. Natalie, ti prego. Guarda. Natalie! Dove sei andata? Jean-Charles ti ha telefonato 4 volte. Cos'è questa storia di scendere dalla macchina e andartene? Sei impazzita? Harry, lasciala stare. Lasciala stare? Sembra che abbia dato spettacolo con un cubano. E il tuo fidanzato non è per niente contento. Non è contento, no? Non si trova un altro come lui. Te lo dico io. Me lo dici ogni giorno. Non ne posso più di sentirlo. Visto come ha reagito? Identica a sua madre. Natalie. Sei contenta, mamma? Sono i risultati dei tuoi corsi da Zulu. No. Quando avevo la tua età c'era qualcuno che mi ripeteva sempre: ti possono togliere tutto, Liti, ma non la tua voglia di ballare. Non ti ricordano niente i 4 posacenere? Ricordi quando ballavamo con tua madre? Su, proviamo. 1, 2, piede destro. 1, 2, piede sinistro. Dietro a me. Sì. 1, 2, piede destro.
Un, due, piede sinistro. Ora insieme. Un, due, piede destro. Un, due, piede sinistro. Brava. Un, due, piede destro. Un, due, piede sinistro. La scelta di un uomo ti può cambiare la vita. E attenta a non sbagliare, Natalie. Perché me lo dici? Tu hai sbagliato. Un, due, due volte. Prima quando non ho seguito l'uomo che amavo e poi quando mi sono sposata per dimenticarlo. Non amavi il nonno. Dai, 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 fammi vedere i passi che hanno scandalizzato il tuo Jean Charles, mostrami il coraggio. Balla, 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 avanti, balla. Non hai dimenticato niente. Spalle. Le spalle, ora. Le spalle, sì. Un, due, hop. 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 Ti ci metti anche tu, mamma. Brava. Che passa, Negrito, eh? Guarda qui, è anche il Como. Cogno, non è facile la vita dell'ombre, Negrito, eh? Ma una cosa è sicura, hermano. Con le donne funziona, funziona. L'hai vista, eh? L'hai vista ballare? Hai visto come si muove? Sì. Ah, oh, sai, quando l'ho presa tra le braccia ho sentito che si è acceso qualcosa qui. Dove? A chi o a K? Oh, smettila di fare l'idiota. Sto dicendo sul serio. Sul serio? Beh, se davvero pensa se ne fate la tua ballerina, prima di tutto dovrai esplicarle perché lo smucciato negro tiene il chicone blanco. Buongiorno. Parziale o integrale? Non so, lei cosa mi consiglia? Beh, dipende dai suoi progetti, signore. Bene, allora, integrale. Allora deve toglierli. I boxer? Sì, certo, i boxer. Così, si stenda. Bene, signore, 10 minuti. Buona seduta. Grazie. Bene, ciao. Stai facendo progressi. Alla ciao, prossima. Mondo. Ciao. Adios, adios. Ciao. A domani. E tu non dimenticare sì, a domani. È la cosa più importante. Ciao, hasta luego. Ciuccio non ti ha mai detto niente, ma... quando tu sei qui sembra rinato. Non sei un gran ballerino, ma sai dare speranza alla gente. Grazie. Non è venuta oggi? No, non è venuta. Dovevo immaginarlo. Abbronzatura integrale per niente. Ven, ven, muchacho, ven. Forse ho un rimedio per te. Ven. Che cos'è quella roba? Eh? Tu che vuoi essere cubano non sai niente di santeria, di stregoneria. No. È l'egua, è il signor quello che decide. È lui che apre le porte o le tiene sbarrate. Domanda a lui quello che vuoi. Io voglio una gallina. Che cosa gli hai chiesto? Ma posso dirtelo? Oh, ma certo, ti ho iniziato io. Voglio liberarmi di qualcuno. Un ombre? Sì. Vuoi farlo sparire per sempre? No, no, ucciderlo no. Solo liberarmi di lui. Omi tutto ana tutto, tutto la roya, tutto ire. A chi è tato omo la goya, pa cosi ano, cosi o fi, cosi igna. Ire o mio, ire batà, ire o uo, eh? Hai che preguntare ai legua. Sì. Oye lo que dice el Egua.
compra dos huevos. Due uova? Mm. E poi scrivi il nome dell'uomo su uno. Sì. E il nome della ragazza sull'altro. Sì. Poi le strofini un po' sulla tua spelotas. E corri a buttarle nella senna. Uno di qua e l'altro di là. Tu separi la coppia e funziona sempre. Allora prendo due uova, le strofino sulla spelotas, le butto nella senna ed è tutto. Lei sarà tua. Buongiorno. Natalie. Sono contento, molto contento di vederti. Ci sei mancata a lezione. Ci sei mancata molto. Sì, io mi spiace, non sono potuta venire. Senti, volevo chiederti un consiglio. Sì, sì. Dimmi se ti puoi aiutare. Vuoi qualcosa da bere? Sì, succo d'arancia. Succo d'arancia, sì. Tu credi che con qualche altra lezione io potrei ballare abbastanza bene per partecipare a un concorso di salsa? Sicuro, sicuro. Tu hai tutto quello che ci vuole, Todo. Tu eres una princesa. Non ho proprio tutto. Mi manca un partner. Ah, sì? E pensavo... Tu sei cubano, io francese. Vogliono solo coppie miste. Ah, sì, davvero? Coppie miste? Ah sì, molto interessante, molto interessante. Se vinciamo, poi dividiamo il premio. Un aiuto in più per la tua famiglia. Ah, sicuro, sì, la famiglia, sì, sì. Sì, ma se ti dispiace, posso chiedere a qualcun altro. Io avevo pensato al tuo amico Felipe. Ah, Felipe! No, 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 lui no, Felipe no, non Felipe. Ma è un professionista. Sì, è un professionista, ma è anche un... Scusa, io vorrei... Tu sai, è difficile, è un concorso, e per un concorso ci si deve preparare... Devo pensarci un poco. Io non sape. Bueno. Bueno. Io accetto, accetto. Io non voglio vederti bailar con un altro uomo. Davvero? Ho preparato un pacco per la tua famiglia. No. Sono pannolini usa e getta. Por los niños. No, ma è troppo, è troppo. Gracias. Io sono commosso. Le mie sorelle saranno molto contente. Perché una sera non vieni a cena a casa mia? Deve essere duro vivere a Parigi senza famiglia. Mi piacerebbe presentarti la mia. Con molto gusto, sì. Bene. Ci vediamo a lezione, allora. Sì, a lezione. Hasta mañana. Sì, mañana. Mañana. Arrivederci. Arrivederci. È una chica molto bonita. Il suo cuore piange per l'exiliato. Lei ha visto tutto? Visto, visto, visto. Vuoi fare il cubano con me? Muchacho, pensi che questa commedia può durare ancora per molto tempo? I baffetti, il tuo accento. Le donne dicono tante bugie, si sa. Ma non dirne a loro è la fine. Perché? Lei non ha mai mentito a una donna? A tutte. Ma non so perché, non voglio che tu prenda in giro proprio quella. Ha mai amato veramente una donna? Se io ho amato una donna? Sì, ho amato una donna. E allora, che cosa? Allora, lei è morta. Mi dispiace. A Cuba? No, a Parigi. Quando? 40 anni fa. 40 anni. E pensa ancora a lei. Ogni giorno. Si può amare una donna per 40 anni. Io l'ho fatto.
Carne buona come questa non ne mangiate mai nel vostro paese. Tenga, assaggi questo. Gracias, è il piatto che preferisco. Di buon appetito, il ragazzo. La nostra fame non è la stessa della vostra, signor. Ancora patate, Mongo? Gracias, gracias, Natalie. E mi dica, Mongo, che razza di nome è? È il diminutivo di Ramon. Un po' di vino con il cosciotto, Mongo? Con molto piacere, signora. Lei è un meticcio? Sì, mulatto. Mia madre è nera. I mulatti sono più belli. Io non credo alle razze pure, è da idioti. Lui è un francese puro sangue. Nessun incrocio dall'età della pietra e guardi che risultato. Stefan, chiudi quella bocca. Allora, manca una sola cosa. La serietà. Il senso della responsabilità e soprattutto l'organizzazione. Oh, beh, senti chi parla. No, ha ragione. Io non ho pregiudizi, ma la realtà è che le nazioni ricche oggi sono quelle governate dai bianchi. Ma mi scusi, ma quanti siete nella vostra famiglia? Sei. Sei? Sei figli? Sì. Lo immaginavo. Se potessi vivere con $12 al mese, come la maggior parte dei cubani, beh, io farei l'amore dalla mattina alla sera. Harry, basta, smettila di dire sciocchezze. Beh, io non ci vedo niente di male a fare l'amore tutto il giorno. Zitta. No, cara Madeleine. Il problema è che lì da loro ogni colpo uguale un marmocchio. Che buttano in strada. Tu non dici niente. Ma sì, sono completamente d'accordo con papà. Da noi al ministero se ne vedono tutti i giorni e tutti del terzo mondo fanno i figli e poi non hanno i soldi per sfamarli. Già, e poi ce li spediscono qua. No, ce li vendono. Ma dove vai ora? Lontano da qui. Con suo permesso. Bastardo di un mulatto. Abbiamo detto qualcosa che non va? Mi dispiace, non potevo immaginarlo. Non è niente, io sono abituato. Ne ho abbastanza. Io vorrei andare via da qui. Per andare dove? Da te, al sole. Dove la gente è meno cattiva. Andiamo. A Cuba. A casa tua. Subito, ora. Sì, subito. Mira, vedi, questa è la Goya. Era giovane. È Chucho che ha scritto questa musica, después che è uscito de prigione. Non sapevo che fosse stato in prigione. Sì, a Cuba, nel 52. Avevano arrestato suo hermano, che militava contro il regime di Batista. Allora lui, che stava in tournée a Parigi, è tornato per farlo liberare. E invece hanno preso anche lui e lo hanno torturato. 4 anni. 4 anni di prigione. E poi? Castro, la rivoluzione, quello che todos sanno. Goya ha lasciato il paese nel 60. Aveva un marito ricco. Chucho invece è rimasto ancora lì. E non si è mai sposato? Il suo cuore però era a Parigi. Ed è tornato qui a dirigere questo posto. Lo sai che quando parli a bassa voce il tuo accento sparisce? Davvero tu dici? Là. Dove? Cosa? Quelle bolle. Che cos'è? È un'allergia. Sono allergico al vino, al vino. Un'allergia al vino? Sì, al vino. Perché io non bevo spesso. Io devo inguiare la pillola, devo prendere subito la pillola. Ma... Ah. Oh no. Porca puttana. Cosa? Pieno di bolle. Ah, dappertutto. Ha cominciato a tremare, a farfugliare. E poi si è chiuso in un'altra camera. Tutta la notte? Non lo so, dopo un'ora me ne sono andata. È tutta colpa mia. Non avrei dovuto invitarlo a cena da me. Che? A casa tua, con tuo padre? Sì. E con Jean-Charles? E i suoi genitori. Ah, i suoi genitori. Brava, bella mossa. Ascolta, Nat, devo dirti una cosa. Quando io ho conosciuto Mongo, lui era un pianista. Sì, lo so, l'ho sentito suonare. Ah no, lui era un grande pianista. Un concertista. Ha abbandonato tutto per venire a Parigi. È sposato. Ma no. No, non ha né moglie né figli. No, ma lui non era così. Lui si è trasformato. Lui...
Tu hai capito che voglio dire? Sì, ho capito. Ho capito che è un ragazzo che si sente solo qui a Parigi, che è tanto sensibile e che ha bisogno d'amore, ecco. È questo che hai capito. Ah, sì. Hai buchi di uva. Buchi di uva? Mm-hmm. Che roba è? Uva, sono raggi uva. Ah, vuoi dire per la lampada? Claro, 3 volte por semana. È troppo per tu, Pier. Un poco de pico pico, il prezzemolo, eh? E todo se resuelve. Adesso, che idiota che sono, che idiota. Cosa le dico quando la vedo, eh? Che cosa le dico? Perché è disposta pure a rivederti. Domani c'è la selezione per il concorso. Come faccio a passare per cubano? Muy fácil. Non passerai e basta. Guarda, Natalie, visto quanta gente? Sì. Come ti senti? Sono nervoso. Anch'io. Oh, e la tua allergia se ti riprende ora? No, mira, è passata, è sparita. La Goya è su una maga. Per un momento ho pensato che eri allergico a me. No, questo non è possibile, mio amore. Mi scusi, avanti, i prossimi. Da quella parte. Bienvenidos. Cubano, francese. Documenti, per favore. Documenti? Che documenti? Carta d'identità, passaporto, visto, permesso di soggiorno. Stai cercando? Sì. Non li ho conmigo. Oh, cogno! Li ho dejados a casa. Puoi donare mi nome, è uguale. Non è possibile. Non vi preoccupate, ci sarà un'altra selezione. E quando? Tra una settimana. I prossimi? Scusa, Natalie, non ti dispiacere. Io farò de todo per farti vincere il concorso. Fidati di me. Ah, Felipe, devi prendere il mio posto con Natalie per il concorso. Il concorso di salsa. Escucha, Remy, non me rompere. Volevi farti passare por cubano, vai fino in fondo. Sì, ma non posso, non sono cubano. Tutti lo sanno, tranne lei, rinuncia, dille chi sei. No, se lo faccio la perderò. Ma che intenzione hai con quella ragazza? La vuoi per qualche giorno o para sempre? Io la voglio per sempre. Allora, dille la verità, dille chi sei davvero. Non puoi continuare a fingere per tutta la vita. Glielo dirò, ma non ora, è troppo presto. Non è presto, più aspetta e più ti mette nei casini. Prendela por la mano, raccontale il tuo passato. Suona l'empezzo di Chopin, son tus problemas. No, Chopin no. Va bene, non vuoi prendere il mio posto, dammi i tuoi documenti. Ah no? Tra 7 dias, me e sposo, i miei documenti sono sacri, sacri. Ma che devo fare? Chiedertelo in ginocchio? Voglio essere te per 2 giorni. Vuoi essere me? Vuoi essere me? Los negros vogliono diventare francesi, sei tu che eres francese e vuole diventare negro. Lo sai che vuol dire essere negro? Lo sa perché vuol dire? Ma che sta succedendo qui? Allora, Felipe, che succede qui? Lo ripeti, pagali? Si chiude! Si chiude? Perché? E il padrone è scappato con il dinero, e sin pagare nessuno. Sì, ma all'orchestra! Se va todos. Dove? Non tengo idea, il pianista è partito per Milano. Barbaro torna su casa. Il pianista è partito per Milano. Uè, questo è Palo Muerto? Ma per un chango? Ma che se va? Coño, come no? E después para mi amigo Mongo, che gracias a ti hemos vivido así, entre... sabroso, come lo che somos, cubano è pura cepa, ¿verdad, Remy? Ah, sì, io vi ringrazio. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Wait, no he terminado, caballero. Tranquilo. Mira, los grandes hombres hacen grandes naciones. Gracias a usted, maestro Barreto, por su música, sus canciones, que nos ha hecho vivir, llorar y amar. Y amar es lo más importante de la vida. Sí. Oye, Maceito, este es tu momento. Que se sienta Cuba, que se oiga La Habana, que tú bien, quieres Maceito. Para esto. Música. Bueno, ataca con la música. Dice, te pasas la vida entera queriendo tocar el sol. Y no te das cuenta, hermano, que no es fácil de tocar. Si no lo llevas en la sangre, nunca lo podrás tocar. Porque así es nuestro son. La música no es muy fácil si no se sabe interpretar. Y para tocar el sol, hay que llevarla en el corazón.
Gracias, amigos, gracias. Aquí la gente lo goza, aquí la gente lo baila.
Hai visto Felipe? Felipe? Ahí, ahí. La puerta, cierra la puerta, cojones. Oh, scusatemi. Mungo. Ma ti ho visto correre via dal palco. Cosa ti è successo? Cercavo te. Avevo paura che... Di cosa? Che tu e Felipe, che... che io e Felipe cosa? Ma no. È la polizia! Documenti, per favore! Calma, calma! Ah, avete visto Felipe? No, qui non c'è, è di sotto, vieni! Non c'è di sotto! Vieni, andiamo, vieni, corri! Porca, vieni qui! Vieni! Vieni qui! Tranquillo! Fermo ancora laggiù! Mongo. Nazionalità? Cubano. Cubano. Da noi si dice cubano. I documenti. Sei sordo? Ti ho chiesto i documenti. Non mi toccare, animale! E questa? Eh? Una carta d'identità francese. È tua? Rémi Bonnet. Eh? È tua o non è tua questa? L'hai rubata? Buenos días. Sono tornati. I musicisti sì, sono di sopra che dormono. E Mongo? Su, alzati, balliamo. Quando il corpo baila, la testa dimentica. Dai, vieni. Dove ha imparato a ballare così? Merito di mia nonna. È sempre stata la sua passione. Lei dice che ti possono togliere tutto, ma non la tua voglia di ballare. Prende quattro posacenere, li metti per terra e comincia. Un passo avanti e un passo indietro. Ciucio! 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 Goya! Corre a prendere la medicina se in su camera e le secretaire! Yeah.
Mio Dio. Letizia Lagrange. Il signore e la signora Lagrange annunciano con dolore la perdita della loro amata figlia Letizia. Pronto? Cosa? Dov'è la nonna? Dove vuoi che sia oggi? È mercoledì. Il mercoledì lei va al cimitero. Non lo sai? Nathalie? Pronto? Pronto? Dove l'hai trovata? Nella camera di Barreto, nel suo segretario. Era lui l'uomo che hai amato, che non hai seguito. L'ho conosciuto quando avevo la tua età. Dovevamo sposarci. Mi disse che doveva partire per Cuba. Mi giurò che sarebbe tornato, ma non l'ho più rivisto. Gli ho scritto tanto, ma non ha mai risposto. Lui ti ha scritto. Dalla prigione. Dalla prigione. Tieni, guarda. Sconosciuta questo indirizzo. Tutte queste lettere. Per tutto. Questi anni perduti. Perduti. E questo non è tutto. Quando è uscito dalla prigione, qualcuno gli ha fatto credere che eri morta. È stato Maurice, non può essere stato che lui. Perché lo avrebbe fatto? Lui mi amava. Ero incinta quando mi ha sposata. Ma incinta di chi? Di chi? E me lo domandi. Di tuo padre. Papà. Papà è figlio di... Ciuccio. Ciuccio è tuo nonno. Tuo nonno. Sì, tuo nonno. Salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Sí, molto meglio. Posso fargli una sorpresa? Ay, mi madre. Depende, buena o brutta. Ay, Dios mío. ¿Lei sa chi sono io? Señora. Soy santera, sí que lo sé. Venga, venga. Thank you.
Letizia. Letizia. Mi hai riconosciuta? Non sei cambiata. Neanche tu, bugiardo. Da quando sai che sono a Parigi? Del giorno in cui ho letto quella pubblicità per il corso di salsa. Morivo dalla voglia di vederti, ma non osavo. Allora ho mandato mia nipote al mio posto. Tuo nipote? Natalie. Natalie è tuo nipote? Non solo mia, Ciuccio. Non solo mia. Ah, no, 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 non puoi avere un infarto ora che ti ho ritrovato. Ah, no, no, il mio Ciuccio. Oh, il mio Ciuccio. Girati. Ho detto girati! A te. Mongo. Natalie, devo dirti una cosa. Baciami ora. Natalie, ascolta. Sarà perché sei cubano che ti amo così. Natalie, ascoltami, devo dirti una cosa. Ma che strano. Hai perso completamente il tuo accento. Ieri ho deciso che non potevo continuare con questo gioco. Io non sono la persona che credi. Tu sei l'uomo che io amo. Ascolta. Voglio farti vedere una cosa straordinaria. Vieni, vieni. Recién empiezo a comprender que te he llevado en mí. Desde que supe distinguir entre amor y fe. Bien. Desde que pude valorar entre mis bolas de jugar y un beso. È tua nonna, che fa qui? Non lo vedi? Sta parlando con mio nonno. Con il fine dei tuoi sotto setanto rischi a lasciare. Se unirono para derrotar al tiempo. Enséñame, mujer del hechicero, navegar la senda que me lleva
hasta tu cuerpo. Y hasta sentir con el contacto suave de tu piel que nuestro amor supo vencer al tiempo. ¡Natalie! ¡Hai passato la notte qui! Insieme a lui! E Jean-Charles? Con lui è finita! Ma si può sapere perché nessuno mi dice mai niente? Perché non stai mai zitto! E tua nonna, come posso stare zitto ora? Signore, lasci subito mia madre! Mi ha sentito? Vuole lasciare mia madre, sì o no? Harry, non puoi rivolgerti così a tuo padre. Io cosa? Chi? Io. Papà! 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 No, oh, che sollievo. Non c'è niente di peggio che nascondere un segreto alle persone che ami, non sei d'accordo? Papà, se tu sei cubano, allora lo sono anch'io. Beh, logico. Ti dispiace? No, a meno che... A meno che cosa? Che tu non sia mio padre. Ma che dici? Ma che dici? Tieni, riprendilo, preferisco. Tutto quello che posso dirti... è che ho scoperto il mondo al quale io appartengo. E un altro uomo. Non è francese, lo so bene, ma lui sa darmi il calore, quella gioia. Il sole. Come posso lottare contro il fascino dei tropici? Il fascino dello straniero. Per me non è straniero. Ma certo. Ah, a proposito. Ho qualcosa per te. È questo l'uomo che ami? O è quest'altro? Rémy Bonnet, Tolosa. Divertente, no? Uno di voi due era cubano, ma a quanto pare quello sbagliato. La sera della festa hai mandato tu la polizia. È così? No. Eh? Alzati, caro. Vorrei tanto dirti addio come si deve. Natalie, l'hai visto? Sì, io l'ho vista. E che mi dici? Problemas? Ti ha fatto pena? No, no, ha capito tutto. Beh, allora, che cos'hai? Io? Niente. Sono solo preoccupata per la tua pobre famiglia. E soprattutto, soprattutto per la tua ermana. Quella che ha partorito in pieno campagna. Si chiama, hai detto? Eh? Asiris o Soraya, Lucrezia? Maria. Ah,
Certo, il nome più ovvio. Che idiota che sono, Maria. Spero che il bambino non sia nato cieco. Ma no. Hai notizie? Monghito! Hai avuto notizie? Sì, sì. Lei ti ringrazia pure il pacco. Lei mi ringrazia pure il pacco. Lei mi ringrazia pure il pacco. Ma quale pacco? Quale famiglia? Quale madre? Mi hai preso per una stupida. Io puedo esplicarti tutto. No, no, finiscila con quel ridicolo accento. Tanto so tutto. Tuo padre è notaio e tu vieni da Tolosa. Non ti vergogni. Ascoltami. No, tu sei un povero deficiente. Non sei neanche capace a ballare. Ma ascolta, posso spiegarti tutto. Dove vai? Dove vai ora? A preparare qualche pacco per il povero popolo cubano. Natalie, aspetta! Crepa! Ti prego, fermati! Guarda, qui aveva 3 anni, era un amore. Sembra il ciuccio di una volta. Guarda, guarda, e qui aveva 7 anni. Gli somiglia già un po' meno, guarda che naso lungo che aveva. Noi su. Natalie, che cos'hai? Mi ha mentito. Chi? Ramon, mongo. Si chiama Rémy. Rémy Bonnet, è francese. È francese? È francese, è francese. Era tutto falso. Il colore della pelle, l'accento, tutto, tutto! Io amo il mio paese, lo amo pobre madre nera, il profumo del gelsomino, la noce. E scopro che non ha neanche mai varcato il confine. Tu lo sapevi? Ma certo che lo sapeva, certo che lo sapeva, lo sapevano tutti, tranne me! Sai come si saranno divertiti? Natalie, non te la prendere, i francesi non sono come noi, sono tutti chiacchieroni. Se non ti fossi fidata delle apparenze non sarebbe successo, eh? Il mio cubano è francese, tu lo sapevi dall'inizio. Io ho cercato di dirtelo, ma tu niente, eri così innamorata. Ecco, ora non lo sono più. Contenta, eh? Dov'è Felipe? Perché? Devo fargli una proposta. Ah sì, cioè? 100.000 franchi. 100.000? 100.000? Oye, hai sentito? Yeah!
La coppia numero 21. La 24. E la numero 18. Sono state selezionate per la finale. Si riprende tra 10 minuti. Brava. Brava, Natalie. Brava. Sembri quasi un altro. Sì, sì, un po', è vero. Io volevo... Volevi cosa? Volevo solo dirti che... Che? Che io ti... Sì. Lascio Parigi, sto partendo. Volevo solo dirti addio. E dove vai? A Cuba, con l'orchestra. Sono qui fuori che mi aspettano per andare. Buona fortuna. Ti manderò un pacco. Natalie! Scusa. Scusa per tutto. Natalie! Hermano, che non ti arrabbi, eh? Ma por 100.000 francos. Tutto bene, hombre. Sì? Nessun problema, suerte. Ma tu resti, eh? Sì. Tu resti. Sì, sì, resto, resto. Si riprende tra 5 minuti. Parti? Non era me che amava. Se non te, chi allora? L'altro, il cubano, Ramon. Perdonami, Giorgio. Non sono riuscito ad aiutarti. Stai scherzando? Tu mi hai fatto il regalo más grande della mia vita. Mi hai ridato le te. Sì, certo, certo. Il primo giorno, perché mi hai aiutato? Non sapevi chi ero. E allora? Lo che conta è quello che hai nel cuore. Qualcosa che non puoi nascondere alla musica. Sigue toccando, hijo. Continua a suonare. Adios. Adios, hijo. Vai, vai! Concéntrate bien. Oye, ¿a dónde vas?